Bene, siamo in compagnia di Dario Costa, grazie per essere qui con noi Dario. Allora, tu hai stabilito un record incredibile, sei passato attraverso due tunnel con un aereo. Allora, cosa hai provato in quei pochi secondi? Bisogna leggere il libro. Io vorrei sapere cosa hai provato prima, quei momenti prima di dare gas. Tanta paura. Cosa ti ricordi? Tanta paura, tantissima paura che ricordo benissimo. In realtà non ricordo niente di 43,44 secondi in tunnel, lo ricordo molto poco, ricordo solamente tre attimi dove sono dovuto intervenire fuori da quello che erano le previsioni. Però quello che ricordo prima del tunnel è tanta paura, il cuore che batteva a mille. E poi nel momento in cui ho chiuso il tettuccio, per fortuna avevo fatto i compiti a casa per bene, quindi la paura sparisce e si entra in quello che io chiamo flow, che tutti chiamano flow, insomma. Senti, nel libro racconti che hai fatto quel percorso in bicicletta. Sì, ho Perché? Fatto quel percorso in bicicletta la mattina prima, ho controllato tutto quello che era l'asfalto che c'era e allo stesso tempo mi dovevo scaldare, quindi avevamo già previsto di fare un riscaldamento in bici insieme al mio fisioterapista, insieme a Davide, quindi siamo andati su e giù un paio di volte, volevo essere sicuro che l'asfalto e tutto quello che era intorno alla mia traiettoria era pulito, non c'era nulla che potesse, diciamo, influenzare la mia avventura. Senti, come si supera l'ostacolo delle vertigini? Come si impara a volare avendo le vertigini? Io soffro di vertigini, vorrei tanto riuscire a fare anche solo un millesimo di quello che hai fatto tu. Beh, in realtà come tutte le altre paure, bisogna cercare di capire perché si ha la paura e poi la si mitiga studiando. Io credo che se uno studia come funziona un aeroplano, la vertigine sparisce subito. E questo, secondo me, vale per tutto. Quindi si può studiare, prepararsi, capire cosa c'è dietro la paura, analizzarla e poi se la paura è fondata, si risolve quel qualcosa, quel rischio. E se invece la paura è infondata, allora lì non bisogna avere paura. Allora, la paura va anche rispettata, ho letto. Sì, è la mia migliore amica la paura. Certo, se non avessi avuto paura non sarei qua a raccontare tutte queste storie. Certo. Allora, negli ultimi istanti prima di uscire dal tunnel c'era questo uccello che ti si stava parando contro, ma in realtà poi era a quasi 2 metri di altezza rispetto a te. Tu nel libro ti chiedi cosa avrà provato quell'uccello. Io vorrei sapere cosa hai provato te quando l'hai visto. Sì, ecco, lì è uno di quei tre attimi che mi ricordo, di quei 44 secondi. Niente, io lì avevo avuto un problema con la visiera, avevo pianificato e avevo testato una visiera che poi purtroppo all'ultimo momento non ho potuto usare e quindi mi sono ritrovato proprio con il rischio più grande, quindi il pericolo più grande per quando si vola senza visiera, con la visiera alzata, ovvero avere un volatile davanti, fare il famoso bird strike. Quello che non potevo fare era deviare più di tanto, quindi non ho fatto altro che tenere la mia traiettoria, sperare che il volatile se ne andasse in un'altra direzione, non verso di me. Certo. Ne avevamo pianificato, quindi avevamo dei cannoni che sparavano dei suoni, quindi li allontanavano per farli scappare, quindi ho previsto e ho sperato che questo uccello non stesse venendo nella mia direzione ma semplicemente stesse attraversando l'uscita. Quello che ho fatto, ho ridotto un pochino quella che era la mia correzione per tenere diciamo il centro del tunnel, ho lasciato andare l'aeroplano un po' a sinistra, ma niente di più, non ho potuto fare niente di più, ho dovuto solo sperare che andasse tutto bene. Senti, che margine di errore c'era dentro il tunnel, soprattutto nel secondo, quando sei rientrato? Basso. Molto basso. Molto basso. Quasi, quasi nullo. Direi che non si poteva sbagliare. A quelle velocità e quelle distanze. A che velocità andavi? A 304 km all'ora di media. Però ho raggiunto i 310-312 km all'ora. A quelle velocità, con quelle distanze, si hanno 0,050 millisecondi. Quindi è inumano reagire in modo tale da recuperare un errore, quindi ecco l'errore perché, non era accettabile. Ecco perché il fattore del sbattere, chiudere gli occhi. Assolutamente, sì. Quindi ecco non c'era un margine di errore, ma è proprio questo che mi piaceva di questo progetto e mi è sempre piaciuto di questo sogno, che andava fatto alla perfezione, quindi bisogna prepararsi. Una sfida incredibile. Dario, un'ultima domanda. Leggendo il libro mi sono chiesto se qualcuno non ti avesse interpellato per partecipare o fare lo stuntman da qualche parte, poi scopro che hai lavorato in Mission Impossible Dead Reckoning come stunt driver, almeno l'Internet Movie Database riporta questo. Non ti chiedo particolari, in cosa sei rimasto coinvolto? Volo o altro? No, niente volo. Ah. Quindi ero con i piedi per terra o in macchina.
però non posso dire. No, assolutamente. Altro, però il film uscirà. Immagino che ti sia divertito come un matto. Sì, tantissimo, soprattutto ho imparato tantissimo. Questa esperienza mi ha aperto un pochino quello che era il mondo del cinema, che io non avevo mai vissuto in prima persona. Quindi io sì, ho fatto video e continuerò a fare video, ma quando parliamo di cinema e di Mission Impossible, è un altro mondo, completamente un altro mondo. C'è tanto di simile, ma c'è anche tanto di diverso che mi ha affascinato tantissimo e spero di riavere l'opportunità. Non ti chiedo particolari, ma ci saranno altre sfide? Già stai pensando a qualche altra sfida, vero? Sì, senza sfide okay. Non credo che ci sia un futuro. Insomma, bisogna sempre porci delle sfide, degli obiettivi e dei sogni. Bisogna avere dei sogni, altrimenti il senso della vita va un po' a sparire. Grazie Dario, grazie mille.